Nuovo sit-in questa mattina davanti la prefettura. A protestare sono stati i lavoratori della società di vigilanza privata KSM di Messina, che coprono anche la zona di Catania. La società in questione ha avviato la procedura di mobilità che interessa 87 dei 200 dipendenti della KSM e la Filcam CGL vuole vederci chiaro sulle decisioni prese dall'azienda e sull'atteggiamento di quest'ultima posta nei confronti del personale. Siamo qui davanti alla prefettura perché chiediamo alle istituzioni preposte dei controlli, delle verifiche, perché questa è soltanto la punta dell'iceberg di quello che sta succedendo nella vigilanza privata in Italia, in Sicilia e particolarmente a Messina. Questi sono lavoratori di una delle più grandi aziende della vigilanza in Italia e in Sicilia e sono arrivati a questo punto anche perché le istituzioni nel corso degli ultimi anni non hanno fatto il loro dovere. Questa mattina i segretari Filcam CGL, Carmelo Garufi e Andrea Miano sono stati ricevuti dal viceprefetto Antonio Gullì. Il sindacato ha chiesto un intervento tempestivo, dato che l'avvertenza interessa uno dei più importanti istituti di vigilanza privata siciliani ed un alto numero di lavoratori. Il viceprefetto ha preso atto dell'avvertenza in corso e ha accolto la richiesta dei sindacati di organizzare degli incontri per monitorare la situazione e agire nel migliore dei modi. Previsto il prossimo venerdì 7 aprile uno sciopero dei dipendenti insieme al sindacato a Palermo.